Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlare con voi di un argomento molto inquietante, riguardante il portale per l'inferno. Ci sono molti luoghi in cui si dice che ci sia la possibilità di accedere all'inferno, o che comunque facciano da tramite tra la nostra dimensione e la dimensione infernale. Uno di questi luoghi sembra che sia il castello di Oscar. Una piccola città a circa 40 km di distanza da Praga. Sotto di questa si dice che ci sia il portale per l'inferno. Il castello di cui vi parlo si trova a Ostka, a circa 40 km a nord di Praga, nella Repubblica Ceca. Di questa piccola città si ricorda solamente il castello. Una fortezza gotica costruita tra il 1253 e il 1278 in piena campagna. Si trova in una posizione piuttosto sfavorevole perché allora era lontana dalle vie commerciali e tra l'altro non c'erano neanche delle risorse sfruttabili come ad esempio l'acqua corrente. L'ipotesi più accreditata e che qualunque abitante del luogo potrà dirvi è che fu costruito proprio per sigillare questo passaggio con l'inferno. Il castello venne edificato su ordine del re Ottokar II di Boemia, ma non venne abitato per molti anni. Da allora le storie che si raccontano sul castello sono molte e davvero terrificanti, ma sicuramente la più suggestiva vuole che questa sia una sorta di tappo di un passaggio per il piano infernale. Si racconta che prima della sua costruzione gli abitanti della zona non potevano uscire di casa dopo il tramonto perché i villaggi venivano assaltati da creature demoniache nere e dall'aspetto animalesco. Molti de degli abitanti del villaggio di Oska si rifiutavano di percorrere la strada che portava al futuro castello. Molti anni prima che la fortezza fu costruita, il duca Duban, ossessionato dal mistero di quel baratro, era solito dare una possibilità di salvezza ai condannati a morte, proponendo loro di farsi gettare nel pozzo e tornare indietro. Se fossero tornati per riferirgli cosa ci fosse realmente al suo interno, avrebbero avuto la grazia. Molti accettarono la proposta, ma la maggior parte di loro non tornò mai indietro, e chi lo fece perse la ragione e non fu in grado di rivelare i segreti della voragine. Ci sarebbe anche un documento storico al riguardo, custodito negli archivi storici di Praga. Sembra che un prigioniero si fece calare con una lunga corda. Ne uscì vivo, ma invecchiato di oltre 30 anni, e in preda al delirio. Le sue scarpe erano bruciate e i capelli erano bianchi. Morì pochi minuti dopo, in seguito ad un attacco nervoso, senza rivelare cosa avesse visto. La costruzione del massiccio castello sembrò esaudire le speranze di sigillare il portale per l'inferno. Tuttavia, i fatti strani continuarono anche dentro e nei pressi della fortezza. Chiunque si avvicinasse al castello notò diverse stranezze, a cominciare dal fatto che molte finestre erano murate o solamente disegnate. Il fatto che nessuno, neanche Ottokar II, ci volesse mettere piede, destava sospetti su chi o cosa ci fosse al suo interno. E le urla bestiali che provenivano dal castello durante la notte fecero pensare che il sigillo non avesse avuto pieno effetto. Sembra anche che nella cappella della chiesa di Oshka ci siano numerosi affreschi e raffigurazioni di creature demoniache provenienti dagli abissi, molte metà uomo e metà animale, che assaltarono il villaggio guidati da una mano artigliata sinistra, che ovviamente rappresenta il diavolo. Anche dopo il sigillo di questo pozzo, le storie continuarono. Chiunque passava nei pressi del castello affermava che di notte si potevano sentire rumori di artigli, urla disumane e parole in lingua incomprensibile.
Vennero visti anche fantasmi e strane creature passeggiare sulle mura della fortezza e spesso anche lungo la strada che le costeggiava. Ancora oggi sembra che nel castello avvengano dei fatti paranormali. Molti visitatori hanno sentito un coro di grida provenienti da sotto al pavimento. Altri affermano di aver visto una creatura orribile che sembra un misto tra un essere umano e una rana. Altri raccontano di un monaco nero che passeggia nei pressi del cortile. Gli abitanti di Usca aggiungono la presenza di un cavaliere nero privo di testa che lascerebbe una scia di sangue e una dama in abiti ottocenteschi che si affaccia ad una delle finestre del piano superiore. Anche l'attuale proprietario dell'edificio sostiene di essere stato vittima di fenomeni paranormali, come ad esempio due figure nere senza ombra che dicevano di aver ucciso molte giovani ragazze. Ad oggi il proprietario ha concesso ad alcuni studiosi di indagare sui fenomeni all'interno del castello, ma il governo vieta di eseguire lavori di scavi nelle fondamenta. Molte parti del castello sono chiuse e inaccessibili, quindi il misterioso portale per gli inferi non può essere svelato. Adesso mi piacerebbe sapere il vostro parere nei commenti. Scrivetemi che cosa ne pensate di questa storia, qual è l'idea che vi siete fatti, e sappiate che se volete potete anche visitare il castello. Bene ragazzi, questo video finisce qui. Io vi ringrazio per averlo visto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se i miei video vi piacciono, condividete anche il video per farlo vedere a più persone possibili. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.